Ci sono oggi in Italia 1 milione di cinghiali. Migliaia di daini e di cervi assediano le città, mentre almeno 2000 lupi hanno preso possesso delle montagne. Per non parlare poi delle volpi, sempre più scaltre e invadenti, delle nutrie, accusate di demolire gli argini dei fiumi, degli insetti, veicolo di pericolose malattie, e degli stormi di uccelli che devastano raccolti e riserve di pesca. Animali diversi, ma hanno qualcosa in comune. Ce l'hanno fatta, e talmente bene che sono diventati un problema. Per gli equilibri ecologici, per le altre specie, per gli uomini. Due cervi maschi combattono. Sono due superpesi massimi, 150 kg di muscoli, ossa, tendini e corna. Chi è in basso non regge alla carica, è costretto a cedere e a fuggire. Per chi vince, il premio più ambito, le femmine. Sono al centro di un'arena dove almeno altri tre maschi stanno bramendo, qui tutto intorno a me. Si sono concentrati e probabilmente si stanno misurando con la voce per stabilire chi è il più grande. Ma ce n'è uno che sta avanzando, sta venendo verso di qui. Non si è accorto di questo piccolo capanno. Continua ad avanzare. Non vorrei che venisse magari a strofinare il palco su questo cespuglio di pino nel quale mi sono nascosto. Lo fanno anche per marcare il territorio, per segnalare la loro presenza. Sempre più vicino, saranno meno di 15 metri. Beh, forse è il caso che faccia qualche rumore. Continua ad avanzare. I cervi in questo periodo perdono quasi la cognizione di cosa avviene attorno a loro. Ecco, si è insospettito. Con le orecchie sta cercando di raccogliere questo rumore che è arrivato all'improvviso. Si allontana. Beh, devo dire che questi sono i momenti in cui uno rischia di trovarsi al centro di una grande contesa, di un grande scontro. C'è solo questo piccolo telo che mi protegge. Niente, perché questi sono animali che pesano 1,5 quintali e hanno una potenza straordinaria. Ce ne sono almeno altri tre. Si sono tutti quanti distribuiti in questa zona per dare corso ai loro combattimenti, alle loro cerimonie nuziali. Sono animali molto grandi, imponenti, almeno 8-9 anni di età. Veramente i campioni della loro specie in questa zona. Il cervo è un vero big anche per quanto riguarda la potenza della voce. Nella stagione del bramito, i cervi maschi si sfidano per stabilire chi avrà il diritto di unirsi con le femmine. Un maschio può vivere 15 anni,
e se non subisce traumi e ferite, può continuare a difendersi con vigore dagli esemplari più giovani che cercano di scalzarlo dalle posizioni dominanti. I cervi si radunano in determinate zone che con gli anni finiscono per rappresentare veri e propri palcoscenici per l'esibizione, dove i vari duellanti convergono anche dalle montagne più distanti. Le femmine si tengono ai margini delle arene, apparentemente indifferenti, ma osservano e registrano tutto. Probabilmente fanno i loro commenti e valutano la bontà dei maschi che si danno da fare senza sosta, consumando tutte le energie in estenuanti scaramucce e duelli vocali. Ogni cervo ha una voce caratteristica e sicuramente i vari maschi si conoscono fra loro. Forse ricordano anche gli incontri dell'anno precedente. Alcuni si detestano e si cercano per provocarsi. Di solito si fronteggiano alzando la voce. Vince chi l'alza di più. Ma se l'esibizione non è sufficiente, arrivano allo scontro diretto. Un maschio punta verso il rivale che avanza dall'altro lato del brecciaio. Non tollera il suo bramito. Ci sono delle cerve in zona e l'atmosfera si fa incandescente. I due si affrontano su un pendio ripido di sassi che franano verso il fondovalle. Si spingono con violenza. Ancora una volta il vecchio ha la meglio e il giovane sfidante deve allontanarsi precipitosamente. Piccoli gruppi di femmine pronte per concepire finiscono sotto il controllo di un capo dall'imponente palco, che si affanna a correre per evitare che si disperdano e finiscano nelle zone controllate dai rivali. È un rodeo che logora le loro energie. Non hanno un attimo di pace, neanche il tempo di brucare e di bere. Le femmine sono ricettive solo per uno o due giorni, perciò il maschio deve essere molto vigile. Mentre sorveglia il suo harem, mangia di rado e può perdere fino al 20% del suo peso, vale a dire fino a 30 kg. Qualcuno finisce fuori combattimento. Questo maschio zoppica, ma continua a difendere le sue prerogative. Ha i giorni contati. È difficile che riesca a superare l'inverno. Ma anche gli altri sono molto stanchi e provati. Ogni tanto devono fermarsi per riprendere fiato. Sono giorni ancora caldi, a cavallo fra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, quando le pendici brulle e pietrose dell'Appennino si rivestono della smagliante fioritura dell'issopo, un arbusto ricco di nettare. I bombi fanno scorte per l'inverno. Fra poco dei fiori resterà solo il ricordo. Poche specie di animali prolungano il loro ciclo riproduttivo profittando del bel tempo. I piccoli ortotteri dei pascoli continuano a corteggiarsi mentre intorno a loro il concerto di bramiti non accenna a diminuire. La massima intensità viene raggiunta quando la luce comincia a calare, la temperatura si abbassa e i cervi non rischiano di morire per un colpo di calore.
cercano il refrigerio delle pozze fangose. Il bagno diventa una messa in scena a beneficio di eventuali osservatori, ma anche una funzione salutare. Una sorta di trattamento di bellezza possibile presso bacini e pozze fangose, rustiche beauty farm che si aprono nei prati e nelle radure. Il fango che riveste il pelame aiuta i cervi a liberarsi dai parassiti, particolarmente avidi sul finire dell'estate. Molti maschi hanno ormai consolidato la presa su piccoli gruppi di femmine, di solito 3 o 4 per ogni maschio dominante, ma a volte anche di più. Di notte i bramiti risuonano con forza ancora maggiore, sovrapponendosi al canto degli allocchi che stanno già delimitando il proprio territorio vitale. I duelli proseguono anche nell'oscurità. I cervi sono i signori della montagna. Ogni altra creatura è relegata in secondo piano e aspetta che la giostra si concluda. Non c'è bisogno di spingersi in alta montagna per osservare i cervi. I piccoli centri abitati del Parco Nazionale d'Abruzzo, tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, sono luoghi privilegiati per osservare i cervi che considerano strade, giardini, parchi e campetti sportivi né più né meno di pascoli e terreni utili per fronteggiarsi. Un bel branco di animali ha preso possesso del campeggio e del campo sportivo di Villetta Barrea, sulle sponde del fiume Sangro. I cervi brucano pacificamente, insieme a cavalli e asini, e non mostrano particolare interesse per gli uomini che frequentano la zona. Molti sono venuti dalla città per fotografare questi animali, assolutamente selvatici e liberi, che hanno scelto spontaneamente di pascolare in prossimità delle case, delle strade, delle autovetture. L'erba è fresca, nutriente, molto migliore di quella coriacea che cresce in alto sui monti. Ci sono molte femmine mature, pronte per il concepimento, e alcuni maschi giovani tenuti a bada da un esemplare un po' più grande degli altri, che può permettersi di fare la voce grossa solo perché il legittimo proprietario della zona è stato forzatamente allontanato dagli uomini. Il padrone del camping era Oreste, un grosso maschio dall'imponente palco, al quale gli abitanti del paese erano molto affezionati al punto di considerarlo la loro mascotte. Una vera attrazione per i turisti, una preoccupazione in più per le autorità, che temendo un possibile incidente, decisero di catturarlo e di trasportarlo il più lontano possibile. Così, poche settimane prima della stagione del bramito, Oreste è stato trasferito. Ma solo per qualche settimana. Si è messo subito in marcia, senza esitazioni, per tornare dalle sue femmine, sulle sponde del suo lago, nel suo camping. È un mistero come abbia fatto a ritrovare la strada di casa. Fatto sta che all'alba di un giorno di fine settembre, quando la nebbia tardava a liberare le chiome degli alberi, Oreste era di nuovo nel suo habitat. Aveva attraversato per decine di chilometri boschi e pianure, valicato montagne, guadato torrenti su un percorso che non aveva mai fatto in vita sua,
ma era finalmente tornato a rivendicare il possesso del suo regno e a chiarire un paio di questioni in sospeso. La calma che regnava nel campeggio sulle sponde del lago viene improvvisamente incrinata. Le femmine cominciano a prendere il largo. Il maschio usurpatore realizza che c'è qualcosa di nuovo nell'aria. Non se la sente di affrontare Oreste. È più piccolo ed è in condizioni di inferiorità. Svicola veloce nel folto. Oreste lo cerca fra i cespugli. Lo sfida con i suoi potenti bramiti. Strappa dei rami, si decora con una ghirlanda e irrompe nell'arena. È deciso a cacciare ogni esemplare di sesso maschile, anche i più giovani. A sera, ormai stremato, crolla esausto. Non ha neanche la forza di reagire quando un turista un po' avventato si avvicina per fotografarlo. A Villetta Barrea i cervi si vedono così. Ogni sera lasciano le montagne, lasciano la faggeta, il bosco dove sono stati tutto il giorno e vanno a mangiare l'erba nei giardini, nei prati. Di questo e degli altri paesi della Valle del Sangro, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. La gente è abituata a vedere questi grandi animali, completamente selvatici e autosufficienti. Sono loro che entrano dentro le recinzioni dell'uomo. Quando vogliono se ne possono andare liberamente e tornare in montagna. Non hanno paura degli uomini, anzi, cercano la vicinanza dell'uomo. L'uomo in qualche modo è anche un po' una garanzia, una difesa dal predatore, dal lupo. Dove ci sono gli uomini, i lupi non ci sono. E quindi i cervi sono sicuramente molto più tranquilli e rilassati. Questo è un giovane esemplare, un maschio di circa 5 o 6 anni di età, si vede dalle dimensioni del palco, dal numero delle ramificazioni del suo palco, e uno dei tanti cervi che vivono in questo parco, diventati una vera e propria attrattiva, un'attrazione per i visitatori, per i turisti, in questo parco nazionale che vive grazie al turismo, in qualche modo alimentato da questi animali. Sono i datori di lavoro di questa zona, sono loro che attirano i turisti, naturalmente i cervi, ma anche i caprioli, i camosci, i lupi, gli orsi, attirano i turisti e permettono a tutta l'economia di funzionare. Ecco, questo animale trascorre tutto l'inverno mangiando, quando naturalmente c'è molta neve scenderà poi più in basso vicino al torrente, vicino al Sangro, per trovare qualcosa da mangiare anche quando c'è molta neve. Poi, quando è la stagione degli amori, si raduna con tutti gli altri maschi, con le altre femmine, per dare inizio a tutti i suoi corteggiamenti, ma questo avverrà solo alla fine dell'estate. Intanto ha parecchi mesi da superare, grazie anche all'uomo che gli mette a disposizione questi spazi in qualche modo sicuri, garantiti, tranquilli. I cervi sono animali di solito molto attivi di notte. In
in piccoli gruppi vanno a pascolare sul bordo del bosco ed escono nelle radure. Hanno imparato che i predatori non amano muoversi vicino alle case degli uomini. Non amano rumori, cani, luci, automobili. Ma non potranno sempre far conto sulla protezione passiva e sull'effetto deterrente garantito dagli esseri umani. Arriverà il momento in cui dovranno affrontare il loro nemico di sempre. L'autunno, poco a poco, prende possesso delle montagne d'Abruzzo. Macchie di colore vanno e vengono sulle pendici, dove l'erba diventa sempre più gialla e secca. Gli uccelli migratori sono già partiti e nel bosco si sente solo il fruscio delle foglie che cadono e il mormorio di un torrente. Qualcuno ci ha rimesso le penne. Era un colombaccio. Chissà, forse è stata la volpe. Per i cervi, la pioggia, l'abbassamento della temperatura, l'accorciarsi delle giornate significano la fine della stagione degli amori. Adesso devono pensare esclusivamente a sopravvivere e a superare l'inverno. Tengono un profilo basso. Cercano di risparmiare le forze, di muoversi il meno possibile e soprattutto di guardarsi intorno e alle spalle. Una giornata di sole regala un po' di tepore agli ultimi uccelli migratori che si accingono a intraprendere il loro lungo viaggio. Uno stormo di balestrucci e di rondini montane viene a scaldarsi sui muri delle case di Villetta Barrea. I balestrucci compiono una lunga migrazione verso l'Africa, attraversando il Mar Mediterraneo e il deserto del Sahara. Le rondini montane si spostano su distanze più brevi e alcune, più coraggiose delle altre, restano qui anche d'inverno. I cervi rappresentano una novità per l'Appennino, dove erano presenti in epoca storica, ma poi erano stati cancellati per parecchi secoli dalla caccia e dal bracconaggio. Proprio per colmare un vuoto negli ecosistemi appenninici e ricostituire le catene alimentari, all'inizio degli anni 70 del secolo scorso fu reintrodotto nel Parco Nazionale d'Abruzzo un primo gruppo di animali originari dell'area alpina e dell'Europa centrale. La reintroduzione per molti anni sembrò non aver dato frutti. Si vedeva qualche cervo, ma l'impressione era che dei pochi sopravvissuti, ben presto, sarebbe rimasto solo il ricordo. Fu con grande sorpresa che poco a poco, già a partire dall'inizio degli anni Ottanta, i cervi cominciarono a farsi vedere sempre più numerosi, sempre più vicini agli abitati e alle strade. La popolazione, dopo un'iniziale fase di assestamento, era ormai in pieno boom demografico e si spingeva ovunque ci fosse qualcosa da brucare, invadendo anche i pascoli d'alta quota che erano stati fino ad allora dominio esclusivo del camoscio. Thank you.
cervo mangia 5 volte più di un camoscio e non esita a spingersi anche in alta quota, allontanando i più delicati cugini di montagna, che sono così costretti a rifugiarsi nelle zone più impervie e rocciose. Anche nel fondovalle, al confine tra i boschi e le piccole colture, i caprioli sono stati costretti a cedere il passo a mandrie di cervi sempre più invadenti. I caprioli sono ancora più piccoli dei camosci. Pesano appena 1/10 di un grande cervo maschio e preferiscono muoversi nelle radure e al margine dei boschi. Non essendo più sufficiente quanto l'ambiente naturale ha da offrire in termini di erba, foglioline, ramoscelli, frutta, ghiande e semi di faggio, i cervi fanno incursioni frequenti nei frutteti e nei piccoli campi coltivati. Un cervo è in grado di saltare una recinzione alta 2 metri, se vale la pena di andare dall'altra parte. Un tempo erano solo i cinghiali che entravano nelle colture dell'uomo e facevano danni. Adesso ci sono anche i cervi. E quindi è necessario difendere piccoli campi coltivati con recinzioni onerose, imponenti, ma essenziali per evitare che questi animali vadano a vanificare il lavoro fatto dagli agricoltori. Ci sono oggi in Italia 1 milione di cinghiali. Migliaia di daini e di cervi assediano le città, mentre almeno 2.000 lupi hanno preso possesso delle montagne. Per non parlare poi delle volpi, sempre più scaltre e invadenti, delle nutrie, accusate di demolire gli argini dei fiumi, degli insetti, veicolo di pericolose malattie, e degli stormi di uccelli che devastano raccolti e riserve di pesca. Ci sono oggi in Italia 1 milione di cinghiali. Migliaia di daini e di cervi assediano le città, mentre almeno 2.000 lupi hanno preso possesso delle montagne. Per non parlare poi delle volpi, sempre più scaltre e invadenti, delle nutrie, accusate di demolire gli argini dei fiumi, degli insetti, veicolo di pericolose malattie, e degli stormi di uccelli che devastano raccolti e riserve di pesca. Animali diversi, ma hanno qualcosa in comune. Ce l'hanno fatta, e talmente bene che sono diventati un problema per gli equilibri ecologici, per le altre specie, per gli uomini. Due cervi maschi combattono. Sono due superpesi massimi, 150 kg di muscoli, ossa, tendini e corna. Chi è in basso non regge alla carica, è costretto a cedere e a fuggire. Per chi vince, il premio più ambito, le femmine. Sono al centro di un'arena dove almeno altri 3 maschi stanno bramendo, qui tutto intorno a me. Si sono concentrati e probabilmente si stanno misurando con la voce per stabilire chi è il più grande. Ma ce n'è uno che sta avanzando, sta venendo verso di qui. Non si è accorto di questo piccolo capanno. Continua ad avanzare. Vorrei che venisse magari a strofinare il palco su questo cespuglio di pino nel quale mi sono nascosto. Lo fa, ma era stato divorato in buona parte. Anche i maschi più grandi non riescono a fronteggiare i lupi. E anche per loro, spesso stremati dalla lunga stagione nuziale, la fine è breve. Un altro cervo è stato abbattuto e la carcassa è stata in buona parte consumata. I lupi, nelle ore di luce,
si sono ritirati in cima a una collina, dalla quale sorvegliano il loro bottino. Torneranno a mangiare di notte. Intanto le cornacchie e le volpi cercano di profittare del banchetto messo a loro disposizione. Di notte le volpi resteranno in zona, ma si guarderanno sempre alle spalle. Se fossero sorprese dai lupi, non avrebbero scampo. Alla fine dell'inverno, il peggio è passato. La primavera, poco a poco, prende possesso delle faggete del Parco d'Abruzzo. E i cervi, gradualmente, formano il nuovo palco grazie a un complesso sistema di vasi sanguigni chiamato velluto. Altrettanto avviene a centinaia di chilometri di distanza, nell'habitat originario da cui provengono i cervi che sono stati introdotti nell'Appennino, le grandi foreste delle Alpi. I cervi possono vivere senza l'incubo di essere abbattuti dai lupi, o almeno era così fino a qualche tempo fa. Questo è il regno di animali superlativi, come il più grande picchio europeo. Il picchio nero ha scavato il suo nido nel tronco di un grande albero, uno dei milioni di alberi che rivestono il Parco Nazionale dello Stelvio, uno dei più antichi tra i parchi europei. Ha il becco pieno di larve e formiche e nutre i suoi pulcini affamati che si affacciano dal foro nel tronco. Il suo nido, una volta vuoto, magari il prossimo anno, forse servirà alla civetta nana, che ha sempre bisogno di una cavità dove deporre le uova. Sebbene non abbia il becco robusto, tantomeno la potenza muscolare del picchio nero, anche la cincia bigia alpestre scava il suo nido nel tronco di un grande albero. Sarà una cavità piccola, ma accogliente, termoisolata e soprattutto inaccessibile alla martora e agli altri predatori. Un solo nocciolo può sfamare una famiglia di scoiattoli per un anno intero. E le nocciole che avanzano, ricche di oli e proteine, sono molto ricercate dalla nocciolaia. A volte l'abbondanza di cibo è tale che non si sa da quale parte cominciare. Un bosco vetusto è ombroso e solenne, come una cattedrale. Il canto degli uccelli penetra fra le navate di tronchi e di rami e fra le cortine di foglie e di aghi che profumano di resina. Nel sottobosco cresce una magnifica distesa di scarpette di Venere, la più grande fra le orchidee europee. È una specie nordica e trova rifugio nelle valli alpine più fresche e umide.
abeti, pini, ma anche pioppi tremoli e faggi crescono per migliaia di ettari nel Parco Nazionale dello Stelvio, attraversato dai torrenti che si aprono la strada rumoreggiando fra le rocce. Sono ambienti magnifici, ricchi di biodiversità, regolati da una complessa trama di relazioni che prevedono predatori, prede, parassiti, competitori, tutti in equilibrio fra loro. Oggi l'equilibrio e con esso la salute e la ricchezza delle foreste alpine rischiano di essere compromessi dall'eccessiva presenza dei cervi che maltrattano alberi e arbusti e impediscono al bosco di rinnovarsi poiché eliminano le piccole piante. Questi sono i segni lasciati dai cervi quando marcano il loro territorio, la loro zona, che passano il palco sugli alberelli, sugli arbusti. Anche questo ha un suo impatto sulla crescita della vegetazione, perché molte piante hanno il tronco tenero e così con questo trattamento finiscono per morire. Quindi sicuramente i cervi hanno un impatto non solo sugli ambienti agricoli, sui frutteti, sui terreni coltivati dall'uomo, ma anche sulla foresta, sul bosco, sul rinnovamento della foresta, eliminando le piantine giovani e soprattutto uccidendole anche con questo sfregamento dei palchi. In tutta la catena alpina, i cervi hanno fatto registrare un grande incremento demografico. Hanno approfittato dello spopolamento delle montagne, della creazione di parchi nazionali, dell'assenza di predatori. Da poche centinaia di capi, la popolazione di cervi nelle Alpi italiane, nel giro di pochi decenni, ha superato i 200.000 esemplari e la crescita continua. A differenza di quanto avviene negli Appennini, qui il cervo non trova predatori, perché di lupi ce ne sono appena 150, forse 200. La sua popolazione tende a ingrandirsi oltre misura, soprattutto nelle grandi aree protette dove la caccia è vietata, tanto che il Parco Nazionale dello Stelvio ha deciso di eliminare una quota della popolazione. La situazione dello Stelvio è ormai comune a molte altre aree protette. Siamo di fronte a uno squilibrio faunistico con eccessiva popolazione di erbivori, che l'uomo gestisce abbattendo i cervi nelle riserve di caccia, ma che solo un predatore selvatico può mettere sotto controllo in modo definitivo. A questo punto si ripone ogni speranza nel lupo, che potrebbe diventare il più importante custode delle foreste montane e del loro patrimonio di biodiversità. Ma perché ciò avvenga, al lupo deve essere garantita, se non la pace definitiva, almeno una tregua. L'abitudine di spostare cervi da una parte all'altra dell'Europa e del mondo è antica quanto le più antiche civiltà del Mediterraneo. In Sardegna, isola che per la sua storia geologica era in origine praticamente priva di mammiferi, i cervi sono stati introdotti circa 2500 anni fa dai cartaginesi, e successivamente sono stati raggiunti da altri esemplari trasportati dai Romani insieme ai Daini. I cervi portati in Sardegna venivano dalle montagne dell'Atlante, in Nord Africa,
e i loro discendenti, ancora oggi, mostrano notevoli somiglianze con gli ultimi sopravvissuti di quella popolazione autoctona. Hanno lo stesso muso scuro e la stessa colorazione chiara intorno agli occhi. I cervi sardi, comunque, a causa del lungo periodo di isolamento, hanno sviluppato caratteristiche proprie che hanno permesso agli zoologi di classificarli in una sottospecie unica al mondo, il Cervus elaphus corsicanus. Il palco dei maschi è stretto, la taglia è piccola, la stagione riproduttiva è anticipata di un mese. Ma per tutto il resto, questi cervi sono magnifici rappresentanti della loro specie, che ha corso il rischio di estinguersi pochi decenni fa a causa di un bracconaggio feroce. I cervi che vivono nella zona di Montevecchio, segnata dalle rovine dell'ormai dismessa attività mineraria, a volte si spingono fino alla costa, affrontando le dune di sabbia più alte del Mediterraneo. Qui vengono a cercare il sale depositato dalla brezza marina sugli arbusti e sulle tenaci erbe pioniere, che con le loro radici cercano di consolidare le dune sabbiose in un territorio dove il vento non cessa mai di soffiare. È un paesaggio unico al mondo, un susseguirsi di alture coperte dalla fitta macchia mediterranea, dove solo animali di piccola taglia, agili e frugali, possono sopravvivere. L'acqua scarseggia, ma c'è un ruscello perenne che scorre fra macchie di ontane. Ed è qui che si concentrano d'estate cervi, cinghiali e daini. Anche i daini sono animali di origine alloctona, poiché sono stati importati sempre in epoca romana dall'area di origine situata nelle paludi della Mesopotamia, l'attuale Iraq. I daini sono molto più piccoli dei cervi, ma appartengono alla stessa famiglia e ne condividono le caratteristiche principali. Il palco che cade e si riforma ogni anno, l'apparato digerente proprio dei ruminanti. La stagione del bramito è però più tardiva e coincide con l'autunno. In questo periodo i maschi maturi, che raggiungono 80 kg di peso, esibiscono un imponente palco. A differenza di quanto è avvenuto con il cervo, il daino è stato completamente cancellato dalla Sardegna intorno alla metà del secolo scorso. E gli esemplari che vivono oggi nell'isola sono frutto di introduzioni recenti, con capi prelevati in varie località italiane ed europee. Difficile stabilire quanto siano puri dal punto di vista genetico e quanto il loro DNA sia simile a quello degli esemplari originari della Mesopotamia. Ma questo non toglie che siano animali magnifici. Il cervo sardo, per un pelo, non ha seguito la sorte del daino e si è salvato dall'estinzione che sembrava ormai prossima grazie alla costituzione di una riserva naturale nella foresta di Monte Arcosu, nella Sardegna sud-occidentale, acquistata dal WWF negli anni Ottanta. Qui è passato un cervo, un maschio, che ha marcato il tronco di questo ginepro sfregando il palco sulla corteccia. Monte Arcosu è il cuore della più grande foresta mediterranea d'Europa.
centinaia di chilometri quadrati di leccete fitte ombrose, di impenetrabili distese di macchia attraversati da torrenti dalle acque cristalline che ospitano una ricca fauna che include molti animali endemici. Il disco glosso si riproduce nelle pozze che si formano tra i massi di granito. È un anfibio primitivo, un fossile vivente che un tempo popolava la Tirrenide, l'antica massa di terra emerse al centro del Tirreno che collegava la Sardegna alla Corsica, alla Provenza e alla penisola italiana. Nei depositi di sassi bagnati da uno stillicidio continuo non è difficile trovare uno dei più misteriosi animali dell'isola. Il geotritone di Genè, una salamandra priva di polmoni che respira attraverso la pelle, che per questo deve essere sempre umida. Una raganella nascosta in un oleandro che cresce sul greto del rio Guttureddu aspetterà la notte per lanciare il suo grattante richiamo nuziale. Qui i cervi sardi sono sopravvissuti fino agli anni 80-90 del secolo scorso, subendo anche un fortissimo bracconaggio. Erano ridotti a pochissimi esemplari, ma la provvidenziale istituzione di una grande riserva naturale in questo terreno acquistato dal WWF, 3.600 ettari di foreste, gole rocciose, creste montane, torrenti e piccole radure, la creazione di questa riserva ha fermato il bracconaggio e ha permesso a questa popolazione piano piano di ricostituirsi. Da poche decine di esemplari negli anni 90 del secolo scorso, oggi a Montarcosu si contano quasi 2000 cervi. La storia del cervo di Sardegna sembra quasi una favola. Dobbiamo immaginare una nave salpata da Cartagine, dalle coste dell'odierna Tunisia. A bordo c'erano dei marinai, ovviamente, sicuramente anche dei soldati. Ci saranno stati anche dei coloni. I coloni portavano con sé attrezzi per coltivare la terra, sementi, animali domestici da allevare. Qualcuno di loro forse avrà portato anche qualche cerbiatto, qualche piccolo cervo raccolto sulle montagne dell'Atlante, alle spalle di Cartagine. Bene, questi cervi arrivarono in Sardegna, alcuni guadagnarono la libertà e divennero gli attuali cervi sardi, che hanno rischiato di scomparire a causa del bracconaggio, ma poi sono stati salvati per una straordinaria operazione di raccolta fondi che ha consentito di far aumentare in modo incredibile la popolazione di questi ungulati, e oggi ci troviamo di fronte a una situazione assolutamente impensabile. Solo 20 anni fa la Sardegna è popolata da cervi. Sono animali che si diffondono nelle zone boschive, ma logicamente quando vanno alla ricerca del cibo si spostano anche nei vigneti, nei frutteti, nelle zone coltivate. E dato che in Sardegna non ci sono predatori naturali, è ovvio che l'uomo dovrà intervenire per controllare il numero di questi cervi. Dovrà farlo nel modo meno cruento possibile, catturando gli animali vivi, trasportandoli in zone dove possano essere liberati. Tra l'altro, i cervi della Sardegna hanno permesso anche di ripopolare il Parco Naturale Regionale della Corsica, dove questa specie era presente nell'antichità. E quindi è un animale che dovrà essere custodito, gestito. Oggi, nei mesi di agosto e di settembre, in queste fitte macchie boschive della Sardegna, in queste foreste di leccio e di corbezzolo, è straordinario pensare che si possa ascoltare e incontrare il cervo sardo imbramito. Un animale così imponente, così grande, che sicuramente ha aggiunto del valore alle già splendide foreste di quest'isola.